Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a vedere una, diciamo, prediction, ok, sì, dei Simpson per quanto riguarda il mondo delle criptovalute. Ho trovato questo video online e ho deciso di portarlo all'interno del mio canale. Più che altro fa riferimenti a Dogecoin, Shiba Inu soprattutto. Ovviamente, casomai, vi metterò soprattutto i loghi, così potete capire anche voi. XRP, ok, è Litecoin. Quindi, ragazzi, guardate questo video fino alla fine perché ne vedremo veramente delle belle. Molto per avermi ricevuto durante l'orario d'ufficio. Prima di te è venuto l'ufficiale della causa che gli ha fatto la scimmia. Lei chi è? La professoressa Esther, dividiamo lo spazio, non parla casa, si occupa di materie umanistiche da. Professor Trink, vorrei sapere come ha mosso i primi passi nella scienza. Oh, la scienza! Beh, sono stato creato dalla scienza, mia cara bambina. Oh, ero lei? No, io sono il secondo bambino in provincia del mondo. Già, non sono stato accolto così in pompa magna. I miei genitori avevano una grande chimica. Niente amore, ma erano chimici. L'unico modo per farmi notare era attraverso la scienza e le modulazioni del tono della voce in modo che fossero costretti a vedermi. Ma non ho mai fatto una mia scoperta epocale. In un mondo di Einstein io sono un James Chadwick. Chi? Ecco appunto. Peccato che il suo nome non sia famoso. Tutto questo cambierà perché sto lavorando allo sviluppo di una mia criptovaluta. Non ho idea di cosa voglia dire. Ma che cosa gli insegnano in quella scuola? Come portare il caffè ai maestri. Già, comunque, ti spiegherò la criptovaluta cliccando su un link allo scienziato più amato della TV, il signor Jim Parsons. La gente mi considera un nerd, ma in realtà sono super cool. Ecco perché vi parlerò del tema strafico della criptovaluta basata sul consenso distribuito. Casino. Potrebbe farlo un nerd? Non credo. Perché la criptovaluta funzioni serve un registro di ogni transazione. Si tratta del libro mastro o distributed ledger. I'm a consensus of shared and synchronized digital data spread across multiple platforms from Shanghai to Grenada. Each day I'm closer to being cash of the future, not in your wallet. I'm in your computer. Allora, quando si usa la valuta, la transazione viene registrata nel ledger. E mi piace. Quando un libro mastro è pieno, si aggiunge una catena di libri precedenti. Questo è il blockchain. A dopo, Intoppi! Se volete saperne di più di come funziona la criptovaluta, ecco tutto il resto che dovete sapere. E addio da me, il super cool Jim Parsons. È entrata! È entrata! È entrata! È entrata! È entrata! Avete visto? È entrata! I'm with Frank. Questo Frank è andato in giro a fare il pavone per la città. Perché ci mettete tanto voi maghi del regolo? Non riusciamo a creare una criptovaluta potente come il Freecoin, ma questa equazione, se risolta, può far perdere valore a tutte le monete digitali, compresa quella di Frank. Eccellente. Quanto ci vorrà per risolverla? Se lavoriamo nei weekend e portiamo altri aiuti, direi 90.000 anni. Sì. Fuori di qui! Quanto a Trink, se non gli fiacco la panca, gli fiaccherò lo spirito! Incredibile, professore, ha vinto di nuovo! Sono gli amici vestiti di oro! E là, gente, mi trovavo nei garage e ho pensato di bere una cosa da miliardario a miliardario. Adoro lo champagne che è stato nello spazio. Lei no? Mi ascolti, ai suoi amici non importa un fico secco di lei. Non è affatto vero, quei ragazzi sono i miei migliori amici. Lardone, Sbronzone e poi il barista Cativone. Beh, pensi a questo, professore. La maledizione della ricchezza è che lei non saprà mai e poi mai se qualcuno la ama davvero. Ma è possibile che siano soltanto delle sanguisughe? Se finisce sempre così. Intervista a Frank.
Frink, ultimo capitolo, e vissero felici e contenti. Sono incredibilmente triste, avrà ragione lui, è vero che non ho dei veri amici. Fatti abbracciare. Non si preoccupi di quello che dice il signor Barnes, è una vecchia vipera perfida che non sa nulla del cuore umano. Tu invece chi? Beh, ho visto parecchio per avere 8 anni, i miei si sono separati circa 1000 volte, mio fratello è una crosta sulle ginocchia della società. E con il mio piano, Smithers, mettiamo l'equazione qui, e l'ingegnosità del popolo la risolverà entro domattina, rendendo così tutte le criptovalute senza valore. E se non succede? Non preoccuparti, se non funziona chiamerò qualcuno dei miei vecchi amici di Yale. Sono morti, e anche i loro figli, signore. Oh, mamma. Qualcuno la risolverà? In città sono così scemi che hanno costruito un parco eolico al chiuso. Sono così scemi che vogliono la ricetta per fare il ghiaccio. E la tua battuta, Mel? Non mi hai dato una battuta. Almeno non è un altro cartellone che si lamenta dei delitti che non ho risolto. Per tutta la vita ho creduto nel metodo scientifico. Ho bisogno di una prova che i miei amici siano davvero... Meno male che mi hai svegliato, stavo facendo un sogno tremendo. Oh, su cosa? Tutte le cose orrende che ho fatto. Ah, non doveva mangiare il secondo mirtillo a cena. Le volevo mostrare questo. Qualcuno ha scritto la soluzione sulla lavagna. Frink è rovinato! Questo problema è stato arpionato nella testa, issato sul ponte e affettato fin nelle budella, matematicamente parlando. Quindi, chi ha trovato la soluzione? Sono stato forse io? No, assolutamente. Credo che non lo sapremo mai, ma l'importante è che ancora una volta sono l'uomo più ricco in una cittadina di 32.000 abitanti. Eccellenze. E così l'equazione è stata risolta. Risolta dall'unica persona che poteva risolverla, il signor John Frink. Fine della relazione. Come l'hai capito? Una bambina impara molto da un compito di seconda elementare. Sapevo che era disposto a dare via tutto quello che aveva perché non aveva... Thanks for the currency, all my dollar bills, piled up to the hills, ruble, pound or Deutschmark, it won't give me such thrills. Ma non abbiamo combattuto insieme in guerra? Non eravamo dalla stessa parte, ma io c'ero...